cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore aggiunto Alessandro Milita. Come sta, signor procuratore? Bene, grazie, buonasera a tutti. Noi ci vediamo da un sacco di tempo, noi ci vediamo di 2 anni in 2 anni. La prima volta nel 2017, si ricorda? Gli diedi il benvenuto all'arrivo alla procura di Santa Maria e poi nel 2019 parlammo di femminicidi, mi pare. Sì, ecco. Ricordo anch'io. Sì. Ecco, siccome è passato tanto tempo, sono passati 2 anni, ecco, siamo stati colti da questo avvenimento della pandemia che ci ha scombussolati nell'animo, nel corpo, insomma nei nostri mores. Certamente i telespettatori può darsi che abbiano dimenticato il suo curriculum vita. Vorrei rinfrescarlo un attimino, se a lei non dispiace, perché un curriculum prestigioso per una persona che è giovane e quindi insomma se, poi mi dice se ho saltato qualche cosa. Brevemente diciamo, nato a Roma, 28 febbraio, l'anno non lo diciamo perché gli uomini in questo periodo sto vedendo che anche loro vogliono stare nel, diciamo, nel riservo. Ho 56 anni. 56. Entrato in magistratura nel luglio del 1994, è stato sostituto procuratore a Brescia, a Napoli, alla DDA, veniva chiamato la punta di diamante. Lei, punta di diamante. Il suo ambito d'azione è il settore del crimine organizzato mafioso. Principalmente si è interessato del clan dei Casalesi, il periodo eversivo, quello del gruppo di fuoco di Setola, quando ci fu il modello Caserta, se lo ricorda, il modello Caserta, che lei è stato, diciamo, proprio il centro del modello Caserta, che abbiamo esportato perché era un modello valido. Ha investigato su imprenditori e politici, l'inchiesta Eco 4 con il parlamentare Cosentino, si è occupato di ambiente resit di Giuliano, di criminalità economica, fasce deboli, reati predatori, dello spinoso caso della compravendita dei senatori da Berlusconi e processo al ministro delle comunicazioni Landolfi. Insomma, si dice di lei che abbia talento investigativo e soprattutto ha grande capacità organizzativa della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, sono quelli lì che portano le prove al PM dell'accusa, giusto? Sì, ho diciamo. Detto tutto giusto o ho saltato qualcosa? No, è una sintesi adeguata. È una sintesi, ha fatto ancora di più, però queste sono le cose più importanti, bisogna dire la verità. E comunque è un procuratore, come dico io, un procuratore con i fiocchi. Quando io dico con i fiocchi vuol dire che è proprio il top. Signor procuratore, lei si è interessato spesso dei Casalesi. La DIA dice, nel casertano permane un forte radicamento del clan dei Casalesi attraverso le famiglie Schiavone, Zagaria e Bidognetti. Ecco, anche se la magistratura li ha messi al 41 bis, magistrature e forze dell'ordine, comunque i discendenti, gli affiliati controllano il territorio attraverso usura, droga, insomma gioco, tutte queste cose. Si insinuano nell'economia soprattutto, che noi già viviamo un periodo economico non facile. Si dice sempre si è calmata perché non si spara più, dobbiamo dire la verità. E sta sperimentando la teoria dell'immersione. Lei che cosa ne pensa? Sarà duratura questa teoria dell'immersione? Guardi, dunque, io la mia esperienza è nata nel settore del contrasto al crimine organizzato mafioso, in particolare quello dei Casalesi, dal 2002 al 2013 come attività investigativa, attività di indagine, fino al 2016 come processi. Quindi sempre nei confronti di affiliati, di vertice o meno del clan dei Casalesi, quindi è un'esperienza quasi ventennale a questo punto. E, però devo dire che rispetto all'inizio, al 2002, la trasformazione è stata, come era prevedibile, assoluta, e quindi ragionare con schemi risalenti nel passato è veramente errato. Quando si parla di immersione, premesso ovviamente che non sono aggiornato più dal punto di vista delle conoscenze sul campo, perché non opero più nel contrasto mafioso dal 2017-2018 per quanto riguarda le conoscenze delle strutture organizzate, dunque c'è un gap conoscitivo di qualche anno, però a prescindere da questo le originarie modalità d'azione delle associazioni mafiose sono assolutamente scomparse. Sono scomparse per ragioni
non solo sociali ma di tipo criminale, nel senso che sono modalità e modelli che non pagavano da lungo periodo, nel senso che troppa presenza e troppa appariscenza sul territorio comportava la facilità di contrastarli, era un sillogismo che nel lungo periodo chiaramente si è realizzato e dunque nessuna associazione ormai dedita alla delinquenza sceglie di apparire sul territorio, nessuna, quindi ormai tutti i modelli criminali prevedono quella cosiddetta immersione, quindi sostanzialmente la nascondersi rispetto alla realtà, e quindi tutto ciò comporta che anche le connotazioni violente delle azioni delle associazioni, che siano chiamate mafiose o meno, vengano a ridursi per ragioni di utilità, mera utilità e pragmatismo. Quindi in questo senso le associazioni delinquenziali ordinarie, simili, comuni, sono sempre più simili a quelle mafiose e viceversa, quindi è difficilissimo proprio pensare di distinguerli. Stanarli. Nel senso, ormai le associazioni delinquenziali hanno caratteristiche simili, la cosiddetta mafiosità è diventata sempre meno tangibile, meno tangibile, e conseguentemente anche distinguere tra un'associazione criminale comune oppure un'associazione criminale mafiosa per lo più non è agevole. Quindi è un'immersione che però non è altro che la conseguenza dei tempi, della normale evoluzione del tempo. Certamente. Signor Procuratore, il TAN ha bisogno di riciclare denaro. In genere lo fanno in periodi di crisi, periodi alluvioni, terremoti, crisi dell'immondizia, dei rifiuti. Oggi penso lo farà anche, c'è te che ha di farlo, anche ci sono le elezioni. Quali sono le migliori lavatrici secondo lei? Dunque, noi parliamo di una realtà che ha vissuto già una crisi economica pre-pandemia, quindi già eravamo in una grossa crisi economica prima che scoppiasse la pandemia. La pandemia ovviamente l'ha ancora di più esaltata e purtroppo incrementata, e tutti quanti le strutture e le organizzazioni che sono votate a fare denaro, tutte, nel momento delle crisi riducono i propri redditi, i propri profitti. Lavano il loro denaro. No, è inevitabile che abbiano meno denaro e conseguentemente anche hanno meno da riciclare, perché è conseguenza. È vero che le associazioni o comunque le persone che hanno accumulato patrimoni oppure denaro sporco nel tempo siano in grado di gestire già somme in qualche modo accantonate in pregresso, e quindi possono anche diversamente da altri disporre di risorse finanziarie maggiori. Però certo in questo momento non è agevole per nessuno investire, e quindi lo è ancora ancora più difficile per il crimine organizzato, anche perché essendoci veramente scarsa disponibilità di finanziatori, laddove ne emerga uno, questo diventa potenzialmente visibile, percepibile, e quindi laddove abbia delle caratteristiche particolari individuabile, quindi è pericoloso ulteriormente. Certo che in questo momento immagino, do per scontato, che le attività di riciclaggio, al di là degli investimenti diciamo in immobili, che sono sempre le dinamiche classiche, comunque anche del riciclaggio, siano sempre attività di impresa in questo momento inevitabilmente connesse con la pandemia in atto, perché certamente adesso in questo momento l'unica industria tra virgolette che ha avuto un incremento è quella, l'industria che si lega alla pandemia che è ancora in atto e chissà quando finirà. Certamente. Una delle nostre interviste l'abbiamo dedicata ai femminicidi. Mi ricordo in quel periodo c'erano un sacco di femminicidi, se lo ricorda lei, e lei guidava la sezione delle fasce deboli. C'era un periodo si ammazzavano solo donne, non solo c'erano le donne e quindi vittime, ma anche i figlioli che molto spesso assistevano, si chiamano le vittime collaterali. Oggi lei ha seguito, mi pare, pure il processo al fidanzato di quella Tiziana Cantone, vero? Sì.
E oggi la Procura di Napoli Nord ha riaperto diciamo, vorrà fare la risumazione perché non credono che questa ragazza si sia uccisa. Lo ricordiamo, si era uccisa perché erano andati diciamo, in circolo dei video un po' così spinti, e lei per la vergogna si disse che si era suicidata, invece adesso si pensa al femminicidio. Guardi, è un'indagine... Io l'ho sempre pensato. No, assolutamente no. È un'indagine che riguarda un altro ufficio, la Procura Napoli Nord, avranno avuto le loro ragioni per rivisitare quel caso. Io ovviamente non ne conosco nessun tipo degli elementi e dunque non ho nulla da dire. E lei ha seguito il fidanzato, in che dire. Senso? Lei ha seguito l'accusa al fidanzato? Dunque, no? L'indagine era... adesso pende a giudizio, quindi non voglio dire nulla, peraltro io l'ho seguita soltanto fino alla fase della preliminare alla richiesta di rinvio a giudizio, quindi una fase di indagine sostanzialmente. L'accusa era un'accusa di calunnia da parte del compagno della Cantone nei confronti di alcune persone e altri reati accessori alla calunnia. Il processo è in corso, ma al di là di questo, questo è un caso talmente particolare, talmente eccezionale, che ho sempre pensato che non possa essere rappresentativo né paradigmatico di nulla. È un caso talmente raro a verificarsi nella sua tristezza veramente. Che non ha nessuna caratteristica per poter essere portato come emblematico o rappresentativo. Vero. Quindi è un caso unico e non deve, secondo me, essere accostato quasi a nessun altro caso che invece tristemente... È un caso a sé per la sua drammaticità. È un caso completamente a sé, e ci sono, la maggior parte dei casi sono invece più tradizionali, più love, e su quelli chiaramente vi è l'impatto delle norme, il contrasto che deve essere sviluppato nel modo più adeguato possibile. Su questo io ancora coordino la sezione che tutela le persone vulnerabili. Devo dire che la Santa Maria Capovetere, grazie al lavoro dei colleghi della sezione, del Procuratore della Repubblica, che ha dato sempre un grande impulso a questo tipo di contrasto, abbiamo dei numeri e una quantità di misure cautelari eccezionale, e questo ha preservato per lunghi anni, lo dico con tutta l'umiltà del mondo, ha preservato e ha consentito per molti anni di salvare moltissime vite. Certo. A Santa Maria Capovetere, fortunatamente, e per l'abilità anche e soprattutto dei sostituti delle forze dell'ordine, vi è un'azione di immediato contrasto con applicazione di misure cautelari che i giudici e le indagini preliminari danno in tempi rapidissimi, e ciò ha consentito di creare subito un argine a ogni condotta, anche il codice rosso, e a ogni condotta delinquenziale da parte dei soggetti che senza argine poteva sfociare anche a condotte più gravi, persino agli femminicidi. Quindi la prevenzione che si attua attraverso il contrasto anticipato alle forme di maltrattamento, stalking, lesioni, in modo molto anticipato rispetto alla denuncia, quindi poco dopo la denuncia e quindi prima che l'escalation criminale possa accentuarsi, ha reso possibile annientare e ridurre i casi di femminicidio nella zona di Santa Maria Capovetere. Non ce n'è stato nessuno in questi anni di femminicidi che siano stati consumati, pur essendoci stata una denuncia da parte della persona offesa. Un po'. E devo dire che questo, oltre i numeri, veramente la rapidità con cui si riesce a intervenire, è uno delle attività che mi riempie più di orgoglio. Pensare di poter salvare vite e operare in questo modo, nei limiti ovviamente delle mie competenze, del mio coordinamento, e soprattutto grazie ai colleghi della sezione che veramente fanno un lavoro encomiabile e eccezionale. Ma questo è stato un suo cavallo di battaglia, dobbiamo dire la verità, questo diciamo, perseguire questo reato. Noi lo diciamo sempre, io lo dico sempre, alla prima violenza di denunciare
le forze dell'ordine possono intervenire, se voi non denunciate come fanno a intervenire? Non sanno e quindi non possono. Purtroppo ancora oggi nel 2021 ci sono degli uomini un po', diciamo, che stanno così allo stato quoante, sì, allo ius rem sibia bendi si diceva, cioè la donna come oggetto, e quindi non sia mai la donna fa qualche cosa, si ribella, non vuole saperne più di ribellioni, sì, l'ammazzano senza pensarci più. Vorrei aggiungere, oltre ovviamente a richiedere quella che è una forma di denuncia da parte delle persone vulnerabili che subiscono e che talvolta non riescono a fare, a denunciare, per, soprattutto per i casi in cui vi è una soggezione economica rispetto alla persona che è il l'aguzzino, io veramente credo che siano ormai maturi i tempi affinché tutta la collettività, quindi non solo le persone interessate, ma tutta la collettività, amicizie, parenti, famiglie o anche vicini di casa, oppure anche persone che semplicemente si incontrano delle potenziali vittime, siano in grado di cogliere quei segni esteriori che ci sono sempre e di poterli rappresentare e denunciare, perché se accadesse questo e si superasse dunque una concezione del privato, del personale eccessiva, che quindi può sconfinare addirittura alla violenza infrafamiliare senza che le persone si interessino di ciò che accade, se riusciamo a superare questa accezione, che è un'accezione veramente ormai primitiva, io credo che sarebbe agevole sviluppare una moderna forma di pensiero che vuole aggiungere la parità totale tra uomini e donne. Signor Procuratore, quello che dice lei è giustissimo, superare il fatto del privato, ma secondo me non è il fatto, il vicino di casa non interviene, non tanto per il fatto di essere privato, perché è una specie di omertà, ormai l'omertà non è più come degli omertosi, dei criminali, e anche della gente comune, perché la gente comune lascia la gente per strada magari sanguinante, è stata investita, perché dice se io voglio dare aiuto, ma se do aiuto poi entro in un circolo che mi domandano, mi fanno, devo, allora la gente si diceva sto per conto mio, non dico niente, invece io dico, come dice lei, se si sentono botte, si capisce, di denunciare, aiutare, perché come dice lei molte volte la vittima non lo fa per paura, perché non ha soldi, come andare avanti, e queste sono tutte cose da considerare. A volte è agevole, fondamentalmente la percezione delle persone si sviluppa secondo la sensibilità delle persone, la sensibilità delle persone dipende dalla sensibilità collettiva. Quindi se la sensibilità collettiva si accresce anche la sensibilità soggettiva. Quindi la percezione di quelli che sono fenomeni di violenza è agevole a questo punto, una volta che si è sensibilizzato il tutto. E ovviamente per sensibilizzare bisogna superare dei momenti cruciali. Bravo. Faccio l'esempio della questione legata alle aggravanti per la omofobia di cui si discute tanto in Parlamento, e questo è un momento cruciale, il cogliere cioè che certe manifestazioni delinquenziali siano aggravate per il fatto di avere una determinata proiezione, questo è un momento cruciale che deve per forza di cose portare a una norma innovativa, che è un'enorma semplicemente moderna. E pensando a questo argomento, io sono convinto che tra 10 anni, 15 anni, quando finalmente questa norma entrerà in vigore, analogamente a quella che era l'aggravante della discriminazione razziale, tra 10 anni ci sembrerà anacronistico che noi oggi stiamo facendo questi discorsi, ma sarà ridicolo. Noi tutti quanti tra 10 anni ci stupiremo del fatto che in un certo periodo di tempo, nel 2021, si stesse questionando di tutto ciò. Certo. Sarà una cosa quasi ridicola, anacronistica. Certo. Ne sono convinto, perché la vita, il mondo va avanti in questa direzione. Certo. Noi siamo, diciamo, di transizione, nel senso che persone della mia età, della sua età, siamo un po', diciamo, il passato, e quindi viviamo in un momento chiaramente, siamo un po' di una cerniera tra il mondo nuovo e il mondo vecchio, ma nella nuova generazione queste cose saranno per scontate, e quindi si tratta soltanto di cogliere
al momento giusto quella che è la naturale proiezione della vita. Di quella che è la sensibilità inevitabile che si avrà tra poco tempo. Certo, signor procuratore, cambiamo discorso. Io affronto questo discorso del carcere di Santa Maria Capua Vetere, non voglio che lei, per carità, lei se ne sta occupando e quindi diciamo, siamo in buone mani con lei, ma e con il procuratore capo Troncone, che io saluto con affetto e stima. Ne parliamo in generale, non voglio scendere in particolari, ma dirò quello che sa sui giornali, quindi non dico nulla in più. Questo fatto del carcere di Santa Maria Capua Vetere è un fatto gravissimo e siamo diciamo, andati in giro per tutto il mondo con dei filmati proprio veramente diciamo, angoscianti, privi di ogni sensibilità umana. Ecco, le carceri, la cosa principale è che sanno tutti, le carceri sono super affollate e questo è un problema che non si riesce ad affrontare. Da una vita, come dice il Ministro della Giustizia Cartabia, è stato un detonatore, ma la cosa è vecchia, vecchissima. Prima cosa, il carcere di Santa Maria Capua Vetere, oltre ad avere l'affollamento, soffre di altre patologie. La prima è la cosa idrica, l'allaccio idrico. Io sono molto sensibile alla realtà del carcere e quindi mi interesso sempre. Ho chiesto a tutti, mi aiutate, ma è possibile che questi sono con l'acqua dei pozzi poi sanificata? Da quando è nato questo coso, poi d'estate non ne parliamo, c'è lo stir sotto che dà un olezzo che è una cosa, perché c'è lo stir e quella cosa di tritovagliatura dei rifiuti, quindi oltre al superaffollamento c'è questo aggravio. Io ne ho interessato di questo fatto idrico, la dottoressa Casella, che io chiamo Lady di Ferro, Presidente Garfetti. E lei in un paio di mesi si è interessata, assieme al prefetto, hanno messo, non loro, ma hanno fatto mettere la prima pietra e si è avviato questo percorso. Speriamo che non siamo come il policlinico, che andiamo avanti e indietro, perché è una situazione che si deve risolvere a parte l'affollamento. Ho finito. La domanda qual è? La domanda è che il carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato definito disumano, inumano. È inumano non solo per il superaffollamento, ma è inumano perché c'ha queste problematiche dallo Stato, sì, quante. Certo. Cioè è un aggravio non da meno. Non sì. Voglio giustificare, perché poi racconterò, come ho capito io, le cose come stanno. Dottoressa, la mia risposta alla domanda qual è la facevo perché non posso parlare delle indagini in corso e quindi chiaramente non ho l'indagine sulle torture del 6 aprile e i giorni successivi del carcere Santa Maria Capua Vetere, non intendo parlare di questo. Diciamo che conosco bene il carcere di Santa Maria Capua Vetere per il solo fatto che, contando tutte le ore di processi trascorsi all'aula bunker di Santa Maria Capua Vetere, contando tutte le ore di interrogatorio trascorse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, io penso che di arrivare tranquillamente a 4-5 mesi di vita passati all'interno di Santa Maria Capua Vetere, scumulando tutti gli orari, avendolo fatto per circa oltre 16 anni, quindi chiaramente eroico. A volte faccio delle battute come se avessi scontato un furto, diciamo, senza pena sospesa. Il reato? Sì, perché per quanto ho frequentato il carcere, quindi conosco le dinamiche del carcere, ricordo ad esempio che non ricordo la data, ma era necessario fare udienze, no, alla bunker col cappotto, io stavo con il cappotto, la toga sopra, il maglione quello che utilizzavo per sciare. Era diventato un orso. E addirittura in un periodo ho messo anche la calzamaglia per quanto faceva freddo, ricordo, non era casi rari, insomma, ovviamente d'estate si moriva di caldo, quindi era una situazione veramente terribile, oltre che gli scioperi, e comunque molto spesso c'era la questione dell'impedimento a comparire dei detenuti perché i servizi igienici non avevano l'acqua e quindi chiaramente in assenza di acqua, questo è una cosa superata, ma in assenza di acqua che durò per molti mesi,
vi era l'impossibilità da parte dei detenuti dell'aula bunker di presenziare in condizioni accettabili di igiene, e cose che chiaramente ho vissuto direttamente, non come vittima ma come testimone di questa dinamica. L'ha vissuto? Ogni situazione in realtà degradata, la degradazione può essere sia per sovraffollamento, sia per crea fisiologicamente uno stato di inumanità di trattamento, perché chiaramente qualsiasi situazione logistica che vede un sovrannumero di persone rispetto alla realtà porta a tutto ciò. E ovviamente poi il carcere di Santa Maria Capua ha queste caratteristiche, ha rappresentato che aggrava le condizioni di tutti, non soltanto dei detenuti a cui si pensa immediatamente, ma anche degli agenti di polizia penitenziaria, dei civili che lavorano all'interno del carcere, che subiscono le stesse identiche conseguenze, quindi seppur ridotte ma non tanto temporalmente. E quindi è una realtà che va a colpire tutte le persone, tutti gli operatori e le persone che vivono coattivamente in certi luoghi, e tutto questo non può che chiaramente ha un'incidenza e rende meno difficile, diciamo così, comportamenti scriteriati, disumani, che possono sconfinare addirittura i fatti che sono accaduti il 6 aprile. Non è chiaramente non deve essere neanche minimamente una giustificazione, né deve avere una logica esplicativa, ma deve essere valutata e considerata per cogliere il problema che ovviamente in parte è legato all'edilizia penitenziaria, perché chiaramente il sovraffollamento può essere risolto soltanto in due modi: attraverso lo svuotamento parziale delle carceri, ovvero alla costruzione di altre carceri moderne, oltre chiaramente all'assunzione di personale qualificato nel numero adeguato, perché altrimenti sono chiaramente discorsi che diventano soltanto delle parole al vento. Ricordiamoci sempre che la civiltà di un paese si vede allo stato delle proprie carceri. Quello è un termometro di civiltà, come ad esempio il modo con cui si trattano le minoranze e le persone che hanno dei problemi di handicap, ovvero che sono differenziate in peius rispetto a quella che è la generalità delle persone. Lì si vede la civiltà del paese veramente, non certo, non si vede dalle chiacchiere oppure soltanto o anche dalle norme più o meno belle che possono essere scritte, ma che senza concretezza sono parole al vento che a volte diventano anche più fastidiose. Signor Procuratore, queste vessazioni sono successe, sono vari i reparti, sono sette. Queste vessazioni sono successe nel reparto Nilo, mi pare, che è stato inaugurato nel 2013, ed è un'articolazione particolare perché sanitaria per infermità psichiche e tossicodipendenze, quindi è un reparto molto delicato. Comunque, brevemente, la cosa è così. Il periodo di Covid, lockdown, il governo si è preoccupato di queste, di chiudere i dialoghi con i detenuti, e i detenuti si sono messi in fibrillazione. Ci sono stati disagi in tutte le carceri, non solo a Santa Maria, in tutte le carceri d'Italia, tant'è vero che si pensò che dietro ci fosse una mano criminale dietro ad organizzare tutto questo. Ecco, e c'è stata questa chiusura. I detenuti chiedevano mascherine e tamponi perché c'era stato un caso di Covid, quindi vanno in escandescenze. A questo hanno risposto gli agenti hanno risposto, i familiari hanno riferito e hanno fatto denuncia al procuratore capo, e si è avuta l'inchiesta. Gli agenti si sono ribellati perché incomincia a principiare da come è stata data la notifica alla procura, e si sono ribellati. E sono successe queste
rapidamente, ho detto ma molto brevemente, queste vessazioni, tanto per raggiungere, per riassumere, ma molto molto molto. Ecco, perché accadono queste cose, diciamo, di vessazioni? Cioè, come va che queste carceri sono sempre così affollate? Allora, non è possibile, se la Costituzione dice, articolo 27, che bisogna punire e riabilitare, ma come si fa a riabilitare in queste prigioni che sono affollate così, dove non si può vivere, dove certe volte ci si alza e ci si siede perché non ci sono neanche le sedie? Allora, la sua sintesi è un po', diciamo, molto riassuntiva. Sì, raccontata per tanto per far capire. Quindi se qualcuno volesse avere una sintesi, bisogna leggere quantomeno il comunicato stampa della Procura della Repubblica in ordine a questi fatti. Però non vorrei parlare di questo, vorrei soltanto parlare di una questione. Non vorrei parlare di questo, ma bisogna comprendere una cosa fondamentale, perché altrimenti già ci stiamo scordando, benché siamo ancora nel momento della pandemia, qual era la situazione del marzo, inizi di aprile 2020. Noi ci stiamo già dimenticando. Allora, vi era una situazione in cui chi era costretto in condizioni, diciamo, di sovraffollamento, senza presidi adeguati, quindi senza mascherine, senza poter neppure, all'epoca era estremamente complesso disporre di screening, di tamponi, perché non c'erano neppure con una sufficienza, e quindi erano segregati in una condizione tale che fisiologicamente per quel periodo costituiva un grave pericolo di contagio. Contagio che, ricordiamoci, nel marzo-aprile del 2020 non era un contagio diciamo che comportava una letalità in casi percentualmente ridotti, ma era un contagio che comportava la letalità e quindi la morte in elevato numero di casi. Quindi ovviamente persone in quelle condizioni ristrette e per quello private della vita di relazione attraverso i rapporti diretti con i familiari, ma nel contempo posti in condizione di chiaramente di eccesso di vicinanza e quindi di non distanziamento, senza cautele, ovviamente in quel momento del terrore dovevano inevitabilmente in qualche modo protestare, dovevano farlo sempre civilmente, ma inevitabilmente protestare per poter attrarre l'opinione pubblica, perché purtroppo, questa è una grave situazione, è che chi non ha voce non conta, e chi non conta non esiste. E i detenuti e anche la polizia penitenziaria, che viveva nella stessa condizione, perché la condizione lavorativa della polizia penitenziaria era identica a quella di vita dei detenuti, purtroppo chi non riesce a contare non esiste. Questa è la realtà, è diventata tristemente la realtà. Quindi quella sta inesistenza dei detenuti, dei reclusi, comportava l'inesistenza anche di coloro che lavoravano all'interno. Queste all'epoca giustissime preoccupazioni sono state chiaramente non prese in considerazione adeguatamente, non era facile farlo, era veramente difficile poterlo fare, ma certamente non ci si è concentrati adeguatamente, come d'altronde non si è fatto in altri settori, e che per cogliere questo problema, per cercare di attenuarlo in qualche modo. Si è tentato, molti sono impegnati, ma non è bastato. In quel momento di terrore per tutti, evidentemente sono scattati dei meccanismi animaleschi. Questa è la realtà dei casi, dei fatti, al di là delle singole responsabilità, delle singole condotte. Questo però deve essere un monito, al di là di tutto. Non stiamo qui questionando sulle responsabilità di chi e di come. Deve essere un monito, perché non, le persone di maggior vulnerabilità, i deboli, gli ultimi, sono quelli per i quali, per la tutela dei quali bisogna concentrarsi al massimo. Noi non dobbiamo tutelare i forti, tutti dobbiamo impegnarci al massimo di tutelare i deboli. Se riusciamo a ragionare in questo modo, per me è l'unico modo possibile, nessuno può ragionare diversamente.
Se si ragiona tutti in questo modo, tutti quanti deboli lo saranno di meno e saranno sempre più vicini alla normalità. L'auspicio è di arrivare alla normalità. Ovviamente, se a tutto ciò segue che il potente si deve avvicinare alla normalità come conseguenza inevitabile, ciò deve essere. Questo è l'impegno che devono tutti quanti profondere, partire dagli ultimi per renderli più vicini possibili in tutti i settori, in qualsiasi settore, alla normalità. E ovviamente se ciò comporta un decremento del potere dei primi, delle persone più abbienti, ciò deve essere. Questa è l'unica società in cui è consentito di vivere in modo civile. E certamente, comunque io ho riassunto brevemente e diciamo molto, però il fatto quello era, i detenuti avevano ragione, erano preoccupati e nessuno li ha ascoltati, è giusto così, mi pare evidente. Queste persone che hanno vessato, hanno gettato dalla sedia a rotelle un detenuto, sono cose proprio inaudite. C'è quel decreto Gonella, lei è giovane, mi riporta sempre a parlare dell'indagine. No, nel 1975, questo non è l'indagine, nel 1975 si diceva che si parlava del trattamento da destinare ai detenuti, quello che ha detto lei, io l'ho detto il decreto. Con dignità, diciamo con delicatezza, senza distinzione di razza, religione, possibilità economiche, e questo è stato tutto saltato. Molte persone hanno diciamo, paragonato questo al G8 di Genova, se lo ricorda? Quelle ci furono manifestazioni poliziotte. La Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 17 luglio 2021, dopo 20 anni, ha detto che hanno torto quei poliziotti, hanno confermato che hanno torto, in più devono pagare pure diciamo le spese legali. Dottoressa, la interrompo perché secondo me il G8 e questo caso è totalmente diverso. Sì, però c'è stata una c'è similitudine stato, in relazione a alcuni comportamenti. Alcuni comportamenti, ma era completamente diverso il caso, perché le persone, se non altro, le vittime degli abusi di Genova, erano vittime che erano libere, erano persone libere. Questo sì. Spesso però venivano anche da famiglie o ambienti borghesi, cioè quindi economicamente agiati. Sì. Qui parliamo di persone non libere ma segregate, che hanno subito, oltre alle violenze, una segregazione anche ulteriore, accresciuta. Quindi non parliamo della stessa cosa, perché la potenzialità difensiva di una persona libera che viene vittimizzata e torturata, possiamo dire, in un periodo di tempo limitato, riacquistando immediatamente la sua libertà, è imparagonabile con la realtà di una persona segregata che subisce analoghi trattamenti rimanendo segregata, in mano agli stessi soggetti, alle stesse persone che hanno esercitato violenza. È imparagonabile, veramente imparagonabile, da ogni punto di vista fenomenologico. Forze dell'ordine. Ma è un paragone praticamente non in questo caso calzante, anche perché non è un paragone, di tutto si può fare un'analogia, di qualsiasi cosa, e si può ovviamente di tutto trovare le differenze. Però qui la differenza fondante sull'essere libero ed essere segregato e detenuto prima rende totalmente diversa la dinamica. Le faccio un esempio concreto. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere si è sempre distinta, procuratore in primo, procuratori aggiunti, tutti i sostituti, per dare il massimo impulso possibile alle indagini a tutela dei deboli. A tutela dei deboli, questo è fondamentale. Allora, ad esempio, uno dei meriti di questa indagine è stata quella che nel periodo della pandemia, quindi stiamo parlando di un periodo in cui quasi nessuno faceva nulla, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto, tutti quanti i sostituti dell'ufficio, tutti hanno compreso la gravità di questo evento e hanno compreso l'importanza di fare un'indagine capillare. E ciò ha reso possibile che due colleghe dell'ufficio abbiano fatto circa 70 atti istruttori in periodo pandemico.
70 atti istruttori che non erano mai stati fatti da nessun altro, perché la realtà era tale da portare a tutto ciò. Quindi una serie di sensibilità accresciute verso i più deboli. Rispetto ai più deboli segregati ha mosso una dinamica investigativa che secondo me è assolutamente straordinariamente eccezionale, assolutamente unica, perché in quel periodo, nel periodo pandemico, 70 atti istruttori, diciamo, in sicurezza, ma ovviamente con problematicità legate al pericolo pandemico, che ricordiamo era anche per tutti noi un pericolo di mortale, una letalità, un pericolo di morte, non era soltanto un pericolo, diciamo così, di salute e di possibile malattia. E quindi parliamo di un impegno straordinario, veramente straordinario, sì, che ha consentito di fare quello che non sarebbe stato agevole fare. Faccio l'esempio: se fossero stati liberi, come erano a Genova, le persone da sentire, magari avrebbero denunciato con facilità, perché una volta liberi non avevano di problemi a denunciare, sarebbe stato agevole fare atti istruttori, molto più agevole di quanto è stato fare 70 atti, oltre 70 atti istruttori in periodo pandemico. È chiaro che devi avere una struttura e un pensiero e un programma e delle priorità per fare una cosa del genere, non solo ben chiare, ma anche condivise, certo, condivise da tutti. Ed è importantissimo qui il ruolo di tutti, del procuratore in primo luogo, ma anche di tutti quanti i sostituti e dei colleghi che hanno operato sul campo, nel riuscire a attuare una priorità, facendola passare da priorità apparente, formale, a priorità reale. E il passaggio non implica coraggio, perché qualcuno ha detto che è questo e ci vuole coraggio. No, ci vorrebbe coraggio non farlo una cosa del genere, ci vuole soltanto dedizione. È doveroso, dice lei, farlo. Esatto, è doveroso farlo, ma bisogna avere la sensibilità e la priorità per farlo. Infatti il procuratore Troncone ha sempre avuto questa dedizione ai deboli, anche col caporalato. Lei segue molto il caporalato. Sì, molto, sì. Abbiamo fatto molte indagini personalmente con altri colleghi, come questa indagine analogamente a quelle case. Diciamo che il tema conduttore che unifica moltissime indagini, che sono quelle delle fasce deboli, del caporalato e quella del carcere, sono appunto questa, la tutela delle persone vulnerabili. Parlare con lei è sempre un piacere, perché lei spiega benissimo e quindi le sono grata, perché i telespettatori hanno bisogno di capire, i cittadini tante volte non capiscono il linguaggio e invece il linguaggio deve essere semplice in modo che tutti possano accedere. E signor procuratore, brevemente, perché ci avrei una marea di cose anche da dire, ma la dispenso, le voglio chiedere, in periodo di pandemia, brevemente, come giudica il fatto che sono stati mandati a casa dei mafiosi, dei boss propri, di tutto il rispetto, stavano poco bene, erano malati e sono stati mandati a casa con il rischio di riallacciare amicizie e quant'altro, ma quelli erano al 41 bis, che contatti avevano? Stavano isolati. Lei come la vede? Al volo? Perché c'era un sacco di cose. Al volo è un po' difficile. Io dico soltanto che certamente sono noto, ma comunque al di là di chi non mi conosce, di una persona estremamente rigorosa e sincera, e queste sincera. Sono due allora, cose importantissime. Ogni caso è un caso a sé, quindi io, non conoscendo i casi, non parlo, ma faccio due esempi estremi per far capire la situazione. Se c'è anche la persona più pericolosa al mondo, che è talmente malata senza che stia simulando, stiamo attenti, perché la simulazione della malattia grave è un classico all'interno della regione penitenziaria, però se si ha certezza che una persona, anche la persona più cattiva del mondo, più pericolosa del mondo, sia per ragioni di salute completamente inefficiente, faccio l'esempio del vegetale umano, ovvero il vegetale umano non può stare al 41 bis, è scontato che debba fruire di un trattamento differenziato, è scontato. Quindi in realtà il caso concreto del vegetale umano, anche questo è un caso estremo, ma là caso, non ce ne stavano, è il caso, il caso estremo è l'altro soggetto che ovviamente dopo tanti anni sta al 41 bis e solo grazie al 41 bis non è
non gli è consentito di rilacciare relazioni con tutti quanti i soggetti con cui lo stesso era affiliato o che dipendevano da lui. Quindi parliamo di due casi estremi. È chiaro che all'interno di questa casistica, ma è una banalità che dico, ci sono miliardi di casi che avranno una tendenza più vicina al vegetale umano, che deve uscire dal carcere, sarebbe disumano tenerci, chiaramente, o a quello che continua a essere pericoloso e che soltanto il regime del 41 bis consente di renderlo inattivo. Certo è che con il passare degli anni, e non c'è dubbio che sia così, con la naturale invecchiamento delle persone, quindi la riduzione della pericolosità. La riduzione della pericolosità delle persone, lei è pericolosissima sempre, ecco, quindi bravo. Non si pone il problema. Quindi pericolosissima in senso benevolo, chiaramente. Vabbè. Quindi è chiaro che si riduce la pericolosità, è una cosa scontata, è proprio una banalità. Facciamo l'esempio del capoclan, di un clan che dopo 20 anni ha visto tutti quanti gli affiliati morti. Cioè, a quel punto questa persona al 41 bis, che sta magari anche naturalmente male, perché dopo 20-30 anni si suppone che abbia quelle 7-8 patologie che gli rendono necessario stare permanentemente a casa, ma cosa può fare? Niente. Ovviamente noi paghiamo il deficit di conoscenze, perché per sapere che questa persona, per dire, dopo 20 anni ha perso tutti gli affiliati, 40, perché sono tutti quanti morti, 40 morti per ipotesi, sapere questo dovremmo avere cognizioni, informazioni precise, che ovviamente non si hanno, perché è impossibile averle. Dunque è chiaro che in questa realtà ci muoviamo per approssimazione ineludibile, con una tendenza a ritenere presuntivamente, una presunzione relativa, alla pericolosità di soggetti che lo sono stati in passato, pericolosità che col passare degli anni si decrementa, è naturale, è una cosa naturale. Quindi è chiaro che non si può avere una visione monolitica di questa dinamica, perché purché si abbiano informazioni precise e si faccia un'istruttoria decente, è chiaro che ogni caso sarà un caso a sé stante. Quindi erano tutti vegetali e non avevano tutti morti parenti? Ma non conosco il caso di specie, nel senso ne conosco tanti di casi di specie, di persone che sono state, dopo essere state a lungo periodo al 41 bis, che sono state giustamente, nel passato parlo, io parlo delle mie esperienze, non parlo di esperienze che non conosco, che sono state nel passato, poi dopo anni sono tornati a un regime alta sicurezza che non era quello del 41 bis, ed era fisiologico che fosse così. Dei clan che non avevano più neanche erano conosciuti più, perché erano scomparsi anche il loro nome, avevano peraltro dei ruoli oggettivamente ridotti, è chiaro che il 41 bis diventava una cosa, diciamo, semplicemente così, applicata per tradizione, tra virgolette, è normale. Certo. Dunque, sono circa 30 anni che si cerca di fare la riforma della giustizia. Lei sospira, siamo in finale. Siamo in finale. La riforma della giustizia, la riforma Cartabia, ce lo chiede l'Europa di fare presto, i processi noi sono troppo lunghi, devono essere più brevi, lei ha detto il 40% devono essere più brevi quelli civili, il processo penale 25%, visiterà tutte le corti d'appello d'Italia, è andato pure a Napoli, e 57.400 mi pare processi che sono fermi lì, e dice Napoli è un paziente grave, ma il presidente De Carolis dei Prosedi lo sta dicendo da tanto tempo, quel famoso imbuto, tutti i processi e tutti bloccati, e quindi lo sta dicendo. Lei ha una visione religiosa della riforma, nel senso che della giustizia, vuole una giustizia che punisce e premia, non una giustizia vendicativa, giusto così? Adesso sta mettendo mano alla prescrizione, ci sono le prime i primi contrasti, perché la prescrizione è stata sempre causa, si è sempre detto, dei ritardi di processi, è giusto così? Allora, dunque, innanzitutto nessun penso che non ci si debba essere nessuno al mondo, religioso o meno, perché che possa avere un animo vendicativo, perché nel senso che do per scontato che non lo sia nessuno, perché
religioso o meno che sia, questa non deve essere un sentimento di un professionista, di un uomo di giustizia e comunque di una persona della nostra comunità. Premesso questo, non c'è nesso chiaramente tra rapidità del processo e prescrizione, nel senso non ci può essere nesso perché la prescrizione uccide il processo, più la si accentua, nel senso si riducono i tempi della prescrizione e più il processo viene eliminato. Quindi non è una soluzione, ma è l'eliminazione del problema. E quindi è chiaramente una non soluzione, perché ricordiamoci che l'Europa ci ha bacchettato, giustamente, ha stigmatizzato molto spesso anche per le norme che noi avevamo relative alla prescrizione per fatti gravi, che sono state ritenute inadeguate per un paese civile e comunitario rispetto agli standard degli altri paesi. Mi riferisco ad esempio ai casi della prescrizione per reati di pubblica amministrazione, che è stato allungato proprio perché ce lo chiedeva l'Europa, come si suol dire, ma ciò è accaduto per tanti altri reati, per cui iniquamente e assurdamente avevamo dei termini di prescrizione troppo bassi in considerazione della gravità dei reati rispetto agli standard europei. Questo, quindi, parliamo di un dato che l'Europa ci dice sia di essere veloci, sia di non prescrivere troppo facilmente i reati. Quindi la prescrizione chiaramente non sarebbe la soluzione. Come non è e non può essere la soluzione l'applicazione della non procedibilità per il decorso del tempo. Ora, il passaggio dei 2 anni, per esempio, dalla sentenza di primo grado alla decisione di appello, che comporterebbe la improcedibilità, o il passaggio di 1 anno tra la sentenza di appello e di Cassazione, decorso il quale ci sarebbe l'improcedibilità, che non è altro, è molto simile alla norma che all'epoca del governo Berlusconi era stata ideata, non ricordo il nome esatto di quella norma, che era stata alla fine non prescelta, anche se prevedeva un tempo per il processo di primo grado, diversamente invece questa norma indica soltanto una improcedibilità soltanto per i casi di appello e di Cassazione, però il meccanismo è lo stesso, sono identico. Questa è una norma che ovviamente non ha da sola di per sé, se non stampellata e sostenuta da ulteriori molto importanti mutamenti del sistema, non è concepibile. Io appena ho letto questa norma ho pensato ai casi che sono capitati, forse dei cancellieri della Corte d'Appello che a pagamento insabbiamo i fascicoli, certo, perché non venivano messi a ruolo. Ha detto, figurarsi, è capitato varie volte che si è scoperto attività di questo tipo criminali, quindi ho pensato alla prima cosa, chissà quanto salirebbero le quotazioni di queste condotte corruttive volte ad evitare che vengano messi a ruolo i processi, che a quel punto conseguentemente diventano improcedibili. Ma questo non voglio mai parlare della patologia per cercare di risolvere e cogliere la fisiologia, però concludo qui, è ovvio che se è una questione di numeri, aritmetica, non c'è niente da fare. Se tu sei in grado di lavorare 18 ore al giorno, puoi fare un tot risultato. Se tu hai una struttura organizzativa che è in grado di fare 100 sentenze per ipotesi al mese e ne devi fare 300, fisiologicamente quelle altre 200 verranno a essere ritardate rispetto alle altre. Se quelle 200 non riuscirai a farle in 2 anni, allora questa è la soluzione attraverso l'eliminazione del problema, ma l'eliminazione attraverso una modalità che non è concepibile essere di un paese moderno, di un paese normale. Diventa una barbarie. A questo punto, diciamo, facciamo prima, potremmo anche ipotizzare, lo dico per assurdo, l'uccisione dell'imputato, così risolvi il problema con l'estinzione, risolvi il carico di lavoro. Lo faccio ovviamente il discorso per assurdo, però in questo caso uccidi il processo, così risolvi il problema. È un sistema palesemente improponibile, salvo entrare con riforme organiche sulle notifiche, gli atti giudiziari che velocizzano i processi,
su modifiche dell'appellabilità delle sentenze, sullo scoraggiamento di un appello sistematico a tutti, perché noi qui, qualsiasi avvocato, una sentenza di primo grado di condanna, tutti l'appellano. Ma peraltro il difensore ritiene che il non appellare lo sponga al rischio professionale, cioè il rischio di risarcimento. Quindi al di là del fatto che lo facciano comunque perché non hanno nulla da perdere, perché c'è solo da guadagnare, tempo e possibilità di avere una riforma della sentenza di primo grado, peraltro risulta coerente con quelli che sono l'interesse economico, perché guadagni se fai l'appello, B, il pericolo di subire un risarcimento per effetto del mancata impugnazione. Ora, è chiaro che se tu pensi di risolvere il problema senza toccare la questione legata alla certa, allo stato totale appellabilità di tutte le sentenze praticamente, e non riduci questo, è chiaro che alla fine, se pensi di uccidere i processi, si va abbagliando. Sono tanti paesi civilissimi, molto più civili di noi, che prevedono l'appello non automatico per tutto, con dei filtri, con addirittura l'inappellabilità di alcune sentenze, e ciò consente agevolmente a quei paesi civilissimi di operare e fare giustizia. Certo. Non si capisce perché da noi noi dobbiamo prendere dei modelli che non sono dei paesi civilissimi, ma sono dei paesi, diciamo così, che apparentemente sul massimo delle garanzie possibili e immaginabili a chiunque, a tutti, non riescano a dare conto e rispondere alle reali esigenze di tutti, imputati, persone offese, cittadini, Stato italiano, al cospetto dell'Europa. È proprio una cosa che non riesco proprio a capirla, nel senso, la capisco perfettamente, insomma, ma certamente non lo esplico qui, non c'è neanche il tempo, ma francamente è una cosa imbarazzante dal punto di vista proprio della persona esperta che con tecnicismo sa quali sono i problemi e come potenzialmente risolvere. Certo, questo è il sistema per ammazzare il problema. Ma secondo me sarà stato come pungolare i giudici a fare presto. Dice, se voi non fate anni per il dottoressa, secondo questa grado, è una sciocchezza, un dottoressa, questa è una sciocchezza. Una sciocchezza. Se lei sta qui, lei quante interviste fa, dottoressa? Quante interviste può fare al giorno? Vabbè, quante ne può fare al giorno? Diciamo 4-5. 4-5, perché? E se io le dicessi, dottoressa, lei mi deve fare 50 interviste al giorno, lei che direbbe? Che è impazzita? È esattamente la stessa cosa. Se io posso fare al massimo delle potenzialità, 4 sentenze al giorno, e tu me ne chiedi 50, è inesigibile. Si potrebbe pensare addirittura a sfruttamento lavorativo. Potremmo anche ipotizzare un caso di questo tipo. Ma nelle fasce deboli. Possiamo ipotizzare anche questo. Quindi non è pensabile. E io come se il legislatore mi dicesse, dovevi risolvere il problema. Io dicessi al legislatore, sì, ma perché non fai 7 milioni di leggi in un mese? E quello mi dice, ma io non posso mica stare, neanche se stessi 24 ore in Parlamento tutti i giorni potrei fare 10 milioni di leggi. È un problema tuo. Poi decadi perché non mi hai fatto 10.000 leggi, improvvisamente decadi, risolvi il problema così. Ma che ragionamento è? Una cosa veramente farneticante. Cioè, l'idea che uno debba fare, a prescindere, tutto quanto, è assurdo. Poi io avrei veramente un bel discorso di tipo economico. Sarebbe divertente, se noi risolvere il problema, visto che se io faccio 5 sentenze ne posso fare solo 5, in ipotesi faccio un numero e potrei farle, 50 non ne posso fare, però con altri 10 giudici potremmo anche riuscirci. Quindi basterebbe con altri 10 cancellieri, con altri, quindi moltiplicato tutto per 10, noi potremmo farlo. Qualcuno mi direbbe, non abbiamo tutte queste risorse economiche, potremmo fare una cosa, ognuno riceve uno stipendio ridotto in modo tale che ci siano 10 giudici in più. Una riduzione di stipendio di tutti, certo, poi a quel punto tutti i giudici e tutti quanti i pubblici ministeri dovrebbero ridursi il stipendio, ma ciò è possibile perché teoricamente non è detto che lo stipendio di un parlamentare, di un giudice, di un imprenditore, di quello sia uno stipendio che debba essere un stipendio nababbi o comunque un stipendio alto, può essere anche uno stipendio uguale per tutti, in teoria. E sarebbe divertente proporla così, però per tutti, tutti quanti che hanno lo stesso stipendio. A quel punto abbiamo 10 volte i giudici che ci sono, risolvi il problema dell'arretrato. Però comunque ci vogliono più magistrati,
più, è più divertente, sì. Più questa è una provocazione, è una specie di comizio. Questa è una provocazione, sarebbe divertente vedere che cosa ne si pensa. Comunque più magistrati ci vogliono, più magistrati, più cancellieri, più personale amministrativo. Se vuoi, se vuoi arrivare a 50 sentenze al mese, in ipotesi, e un magistrato ne può fare al massimo 5 del massimo sfruttamento, tu per forza di cose devi decuplicare il numero delle persone. Tranne pensare di sfruttarlo in modo da schiavista. Che questa poi è la regola normale. Il problema grosso è che purtroppo non ci sono i matematici che operano questi calcoli. Perché teoricamente uno potrebbe calcolare tutto, calcolare le ore lavorative di una persona, calcolare dunque l'esigibilità dei comportamenti e fare il calcolo di quante persone servono e fare il calcolo dei soldi che servono per risolvere il problema. Ora i soldi ci stanno, perché tutto questo e tutto quello che sta accadendo dipende anche dall'aiuto, dalle risorse finanziarie che l'Europa sta mettendo a disposizione. E quindi fisiologicamente chi mette risorse finanziarie vuole verificare i risultati, certo. E dunque questo è fisiologicamente collegato alla disponibilità delle risorse economiche. Però pecunia, abbiamo risorse economiche, a questo punto risolviamolo e non rendiamo fasce deboli, persone vulnerabili, le persone che devono fare giustizia. È vero, è vero. Io vado pure io nelle fasce deboli, perché 50 interviste non le posso fare. Allora, il Papa ha incontrato tempo fa i magistrati, ha riconosciuto il valore dei magistrati pur dicendo che ci sono dei vuoti legislativi come aborto, eutanasia, famiglia, migranti. Ha detto che il magistrato deve avere una sensibilità in più, questa va a lei perché ha una particolarità, cioè una particolare sensibilità, e si vede quando si infervora, quando il discorso gli tocca, si infervora perché è pratico della materia, la vive. E allora il Papa dice: bisogna però, senza dire, riaffermare sempre la giustizia. Oggi siamo in periodo un po' di crisi della giustizia, dice il procuratore Riello, sia la pandemia della magistratura. Questo mi pare un po' esagerato, perché ci sono state delle cose un po' che non andavano tra i magistrati, ma non sono tutti così, saranno 10, 20, 30, ma la maggior parte dei magistrati lavora e, come diceva lei, porta il lavoro pure a casa, molto spesso vive sotto scorta, e vivere sotto scorta significa abbandonare la vita privata, è una vita di sacrificio che i magistrati fanno. Quindi bisogna sempre riaffermare il valore della giustizia, come dice il Papa, se no la società è come una porta che cigola e non si apre, si blocca e non si apre. A lei l'ultimo pensiero. L'ultimo pensiero. Non lo dica a me l'ultimo pensiero, perché potrebbe significare un'altra volta, un'altra cosa. Io dico a lei. Allora, non so se devo parlare della fonte, il Santo Padre, oppure della questione della crisi della giustizia. La pandemia della giustizia, ovviamente, si riferisce a tutto lo scandalo che è emerso. Io sono stato felice che sia uscito questo scandalo. Non si avevano prove di tutto ciò, si avevano sospetti, ma non era comprensibile che fosse così estesa, anche se dei segnali vi erano. Quando si passa da una misconoscenza a una conoscenza, io sono sempre contento, perché la conoscenza è la base di tutto. È fondamentale conoscere per poter sperare, operando, impegnandosi, di cambiare. Quindi questo certo. È per me, il fatto che sia emerso già è una grandissima conquista di verità. Quindi questo è la dinamica del sistema scoperchiata con prove dal punto di vista dell'esistenza del sistema inconfutabili, è un passaggio avanti eccezionale. Quindi in questo senso la pandemia mi viene sempre in mente una cosa, diciamo, brutta, ovviamente. Invece questa conoscenza di quello che era, di cui qualcuno sospettava senza avere prove, e questa conoscenza pubblica è fondamentale. E quindi non la vedo come pandemia, semmai la pandemia era prima che non lo si sapeva, e ora lo si sa, e quindi non siamo già post pandemia in questo senso. L'importante è che il cittadino non si disamori. Dunque siamo post pandemia, è fisiologico che quando le cose si sanno e sono negative ci sia un decremento di quella che è la reputazione delle persone che appartengono a una certa categoria. Questo è fisiologico ed è un male necessario per la verità.
per il conseguimento della verità. Per fare una bonifica. È fisiologico. Chi è toccato da tutto ciò saprà col tempo, se lo merita, riconquistare la fiducia. Col suo lavoro, col suo impegno, non con le chiacchiere, ma con le azioni. E questo accadrà e accadrà tra qualche anno, che se tutti hanno fatto quello che dovevano fare, non con coraggio, ma avendo il coraggio di fare le cose normali, quindi con normalità, facendo le cose senza essere schiavizzato, ma facendo le cose con il giusto impegno, con la giusta sensibilità, fisiologicamente tra qualche anno, come non parleremo più di cose che sono diventate anacronistiche, la magistratura avrà recuperato la fiducia, certo, della popolazione. Se ciò non sarà, sarà colpa della magistratura. Certamente, ma comunque questo è importantissimo, perché i cittadini devono essere uniti alla giustizia, è importantissimo. In queste trasmissioni io le realizzo proprio per avvicinare il cittadino alle istituzioni. In questo periodo si è un po' disamorato, però adesso sta recuperando, e grazie a procuratori come lei, ecco, recupera la fiducia, perché è importantissima la fiducia. Se uno non si sente difeso dalla giustizia, dai magistrati, si sente disorientato, sa? Si sente disorientato, sì, davvero. Siamo fondamentali in questo. È una cosa fondamentale. Io la ringrazio per aver accettato il mio invito. Mi fa sempre piacere riceverla, ma proprio la ricevo con affetto, perché lei è eloquace, spiega bene, e questo è importantissimo per il cittadino. Sapere, capire, è importantissimo. Grazie. La ringrazio del piacere, dell'onore. Grazie a lei, grazie. Quando vuole io la rintervisterò la prossima volta da procuratore capo, e poi ci dirà, diciamo, dove andrà, e non parliamo di altro. Arrivederci. Va bene, non ho un augurio, una cosa detta col cuore, perché lei lo merita. Grazie, arrivederci a tutti. Buona serata. We'll be right back.